Per Dio non esiste separazione tra benessere economico e spiritualità. Le due cose in realtà possono coesistere. Non trovate strano che viviamo in una società che tende a svalutare le occupazioni più importanti? Potrebbe spiegarsi meglio. Noi non abbiamo problemi a dare a un allenatore di football 5 milioni di dollari a stagione o a un attore 10 milioni per un film, ma siamo convinti che chiunque abbia a che fare con la spiritualità debba vivere povero, celibe o in astinenza. Sì, è vero. E meglio ancora tutte e tre le cose, giusto? Sì. Beh, non so voi, ma io non mi ricordo di aver mai fatto un voto del genere. Ora provate a immaginare un mondo in cui il denaro viene dato a tutti quelli che ci dispensano i doni più grandi. Insegnanti, giusto. Artisti, sì, infermieri. Sì. Pompieri, poliziotti, scrittori. E anche alle madri. Ha ragione. Sì, alle madri, è vero. Esatto. Ha ragione. Alle persone che ci tengono uniti, non a quelle che ci dividono o che ci disgregano. Dovete immaginare un mondo così. E noi potremmo averlo perché siamo quelle persone. Noi siamo esattamente quelle persone che abbiamo sempre aspettato. Lo siamo. Lo siamo. Sì.